Le indagini continuano, certamente siamo intervenuti in questo momento perché avevamo elementi tali da farci ritenere che ci potesse essere una reazione da parte di uno dei gruppi. Per questo siamo anche intervenuti durante questi mesi per sequestrare le armi mano a mano. Non è detto che siano tutti fuori, può essere che siano tra coloro che sono in questo momento stati comunque catturati per il reato associativo. Questo lo vedremo presto. Le indagini continuano e spero che avremo ulteriori risultati. È stato un nuovo collaboratore che viene appunto rivelato attraverso queste indagini, perché era necessario farlo, che ha da libero deciso di iniziare a collaborare, che si è autoaccusato degli omicidi e che quindi ci ha dato elementi importanti di conferma a quello che già avevamo iniziato a raccogliere attraverso le intercettazioni. Ci sono delle intercettazioni interessanti anche su questo, nel quale viene spiegato come nel tempo si sono sviluppate le dinamiche interne a questi due gruppi in contrasto, uno facente riferimento ai Laudani e l'altro facente riferimento a Cosa Nostra. Quindi è molto interessante anche dal punto di vista della ricostruzione storica dei rapporti tra le diverse organizzazioni. Il dispiego di uomini e mezzi è sempre proporzionato all'operazione che si deve fare. Quello che è stato fatto questa volta è un intervento utilizzando tutti gli assetti di cui noi disponiamo. L'intervenire ora è servito ad evitare che qualche cosa di peggiore potesse succedere, ma soprattutto è servito a dare alla popolazione di Paternò e di quell'area la sensazione fisica che chi fa della violenza e del sopruso una regola di vita viene preso e messo in prigione. Quindi la scia di sangue, che era lunga ed è arrivata fino ai giorni nostri, è stata interrotta e nessuna risorsa sarà mai insufficiente a fare questo quando ciò avviene. In questo caso gruppi mafiosi che avevano interessi contrapposti e organizzazioni, come diceva il procuratore, che si modificano nel corso del tempo. Non dovete immaginare a strutture statiche, dovete immaginare strutture che, come una squadra di calcio in campo, quando si infortuna un giocatore viene rimpiazzato. Così le organizzazioni criminali. L'importante è capire chi dà gli ordini, questi ordini da dove arrivano e soprattutto intervenire in maniera giusta affinché questi ordini non producano effetti negativi, e in questo caso si è riusciti.